insieme parliamo di processi migliori e più degni di integrazione, non parliamo di cose che non stanno, cose strane, avvenire, rivoluzioni, cioè, parliamo di molto banalmente processi che in altri luoghi già si stanno mettendo in atto, anche perché, badate bene, i soldi che la Comunità Europea e il governo dà quotidianamente per ogni richiedente asilo, pochi non sono. Come diceva Neva prima, stiamo parlando di almeno 40 euro al giorno destinate a vitto, alloggio e accoglienza. Noi nei nostri territori, per esempio, i corsi di alfabetizzazione li abbiamo attivati e gli insegnanti sono stati pagati, cioè non volontari, ma sono stati pagati. Come i richiedenti asilo hanno frequentato i corsi di formazione, sono andati al CIOFS, sono stati iscritti al centro per l'impiego, hanno fatto borse lavoro, in seguito alle quali ci sono state anche dei richiedenti asilo che sono stati assunti in aziende agricole, edili e quant'altro. Quindi questo per dire che bisognerebbe anche capire invece qua dentro, voi avete visto la condizione dove stanno accolte, tra virgolette, 130 persone, i gestori di questo posto, cosa ne hanno, come hanno utilizzato questi soldi, e non stiamo parlando di pochi soldi. Punto numero uno. Punto numero due, bisognerebbe costruire dei modelli più democratici di accoglienza, cioè non è possibile che i richiedenti asilo, i migranti subiscano, che sempre qualcuno decida per loro e sulla loro pelle e loro non abbiano possibilità di parole e di interazione in questi progetti. Ma guardate che la stessa cosa vale anche con gli operatori, bisognerebbe chiedere un po' di più agli addetti ai lavori, ma voi come volete, cioè, mettersi attorno a un tavolo e costruire dei meccanismi più democratici e quindi più efficienti di funzionamento dell'integrazione. Punto numero tre, bisognerebbe capire e chiedere agli assessori comunali competenti, e quindi sto parlando in questo caso della Frascalori, assessora al welfare, cioè, perché in questo momento c'è una grande assenza, cioè perché in questo momento lei non sta dicendo niente a proposito di questa situazione, che, come diceva Neva prima, è non solo grave ma anche urgente, perché ha una scadenza ben precisa. Noi evidenziamo questa assenza, è come se in questo momento al tavolo dell'assessora al welfare, alle politiche sociali, sia una sedia vuota. Noi questo vediamo, una sedia vuota. Lei dovrebbe dire, perché non è solo un problema del governo, della regione, eccetera, che tipo di dispositivi di accoglienza dal 1 gennaio può mettere in campo, sapendo, e lo diciamo da subito, che il piano freddo, lei ha detto che molti di loro, se non ci saranno altri interventi, altri soldi, eccetera, andranno a finire il piano freddo non è efficiente così com'è, non è efficiente in questo momento così com'è, è una cosa fatta male, è una cosa come qualsiasi tipo di intervento che ragiona solo sull'urgenza, quindi meno che meno può accogliere quest'altro tipo di situazione, insomma.